ちょっと待って。 Salve a tutti, ho appena fatto un disastro perché eh, stavo registrando il video ma mi sono distratto e ho fatto partire una live su Twitch per puro sbaglio e non lo sapevo nemmeno, maledetto. Perché... Vabbè, adesso sto registrando il video, ho cancellato il pezzo di video che avevo messo su Twitch per puro sbaglio poi tra l'altro. Allora, volevo ringraziare tutti, eh, tutto il gruppo di Telegram. Uh, siamo, abbiamo superato i 302-303 eh, iscritti al canale Telegram, Bulldozer Dark Chat. Volevo ringraziarli perché eh, è un bel gruppo. Tutti cercano di aiutarsi, tutti danno, eh, danno consigli, cercano di essere di aiuto per quelli che arrivano dopo sono, sono, è molto bello sono molto contento che questo gruppo eh, stia funzionando così bene quindi ragazzi ragazzi veramente perché è merito vostro se le cose funzionano bene eh, è successo una volta sola che ci sono stati due che non andavano bene sono stati buttati fuori eh, quindi vi ringrazio veramente ringrazio anche Francesco che mi dà una mano <coughs> Quindi bene. Bulldozer Dars Chat è quello dove tutti voi potete fare domande, chiedere, insomma parlare tra di voi, dove scrivo anch'io. E poi c'è Bulldozer Dars dove mettiamo le varie, le varie cose. Allora, ieri sera praticamente io non ho visto le partite ragazzi, perché ho deciso di andare ad allenarmi con il PSQ promozionale, sapevo che era, si trovavano per eh, allenarsi, Io ho detto, boh, vado così faccio un po' di allenamento con loro, sto un po' in compagnia, e non ho visto le partite, tranne che metà partita di quella di Van Gerven, perché l'internet non prendeva, quando sono uscito a, sul 3 3, eh, sono uscito a vedere la partita e poi um, Van Gerven ha vinto. Non ho visto le partite e mi dispiace di non averle viste, però per una volta ho detto: no, visto che questa settimana non abbiamo giocato per tutte queste rotture di scatole che vabbè, sappiamo, e di cui non voglio stare a discutere, eh, ho detto vado a vedere, le, mh, vado ad allenarmi. Così vado fuori un po', sto fuori eh, gioco con i ragazzi, quelli che sono ragazzi, insomma, con loro insomma. Bene, quindi mi sono molto divertito ieri sera. Non ho visto le partite, però vedrò di fare un'analisi della partita guardando soltanto quello che vedo scritto. Allora, nella prima partita dove c'è Aspinal e Durant, eh, Aspinal ha vinto 7-5. Io a me sembra, se non sbaglio, che avevo messo pareggio. Adesso vedo eh, velocemente eh, che cosa ho votato giusto per... allora io ho votato pareggio e quindi non l'ho beccata non so come mai eh, su DAS 24 non mi dà eh, tutto il resoconto quindi non so praticamente niente come vedete 7 a 5 eh, per Aspinal e non si sa nulla fondamentalmente del, di cosa è successo quindi non posso dire niente. Sono contento che abbia vinto Aspina. Una bella partita. Bravo. E eh, scusate qua. La seconda partita era. Perché era tutto un po'. Eh, Rob Cross e Gary Anderson. Dov'è? Qua sopra. Rob Cross Gary Anderson. praticamente. 97% Gary Anderson, io avevo detto Gary, quindi ho vinto in questa, quindi in questa l'ho presa, 97% di average, il 35% in doppia, il 31% cross, quindi tutti e due un po' malino in, in doppia perché 7 su 20 eh, su checkout non è proprio stellare, diciamoci la verità. Uh, 480 per Anderson, 3 uh, per uh, Cross, uh, non hanno giocato in maniera chissà che, chiusura 109, quella per Anderson a 128 se non sbaglio, è quello che vedo qua, per, uh, per Rock Cross. Uh, una partita insomma 7-5, hanno sbagliato tantissimo entrambi in, uh, in doppia e Uh, ritengo che abbia tirato leggermente di più come power scoring Gary Anderson perché uh, Rob Cross ne ha tirato 5 su 16 e invece quell'altro 7 su 20. Quindi era sempre più uh, prima. No? Poi Derny Gurney, Michael Smith. Oh, Michael Smith, ragazzi, sapete tutti che ha fatto il 9 darter nonostante abbia fatto il nine darter ha giocato manino perché hanno giocato a 88 se non sbaglio si vede bene io da io qua non riesco a vedere bene lo guardo sul cellulare questo è quello che eh, si vede sul canale di telegram e vado a vedere qua praticamente 88 di average cioè avendo chiuso eh, 9 frecce eh, 86 per gurney quindi hanno giocato una partita orribile, a parte il 9 fresh, orribile insomma, eh, per, per, per come giocano loro. 380 di Smith, di cui 2 in, in un leg solo, 41% in doppia Gurney e eh, 38% Smith. Non ha fatto sicuramente una gran partita. Io ripeto che non ho visto le partite ieri sera, però se tanto mi dà tanto, tanto bene se è stato. Io ho votato per Michael Smith, quindi ho, vinto, ho preso anche questa. Poi andiamo avanti velocemente. La partita tra Van Gerwen e O'Connor. Ok? Allora guardo qui perché sul monitor non riesco a vedere bene. Van Gerwen ha giocato 97 di average contro 95 di O'Connor. 180 3 per eh, O'Connor, 2 per Van Gerven, 12, 140, più di 140 per Van Gerven, 8, beh, diciamo che come power scoring era mm, decisamente superiore a Van Gerven, 66% in checkout ma ne ha fatti 4 su 6 contro il 53 di Van Gerven che ne ha tirate 7 su 13, poi ha fatto il 134 di chiusura contro gli 80 di O'Connor. Voi sapete benissimo chi ho votato io quindi ne ho prese 3 su 4 per ora. L'ultima avevo messo pareggio se non sbaglio. Price è write, no, avevo messo pareggio se non sbaglio. Vado a controllare per essere sicuro di non dirvi una fesseria: messo pareggio no quindi ne ho prese 3 su 5. Beh, dai, stavolta, l'altra volta non avevo beccato neanche una. Qua non, non mi pare che abbiano giocato un po' malino tutti e due chiaramente ha giocato meglio Price perché 7 a 1 ragazzi right. non so cosa abbia fatto di riserva ma 83.59 rischiava di perderla anche con me ha eh, giocato Malone è il 100% in checkout grazie perché ne ha, ha fatto un tiro solo quindi non proprio benissimo Pricey ieri sera. Io pensavo fosse un pareggio, invece è andata così. Babbo. Poi a <coughs> vedere anche questo. Se riesco a fare un trucchetto alla cosa, no, non si riesce a fare questa cosa. Maledetto. c'è eh, la classifica giusto sotto, ma non riesco ad alzare il coso. Vabbè. Primo Van Garven insieme a Nathan Aspinal, poi Gary Price e Glenn Duran. A seguire Michael Smith, Gary Anderson, Rob Cross e Peter Wright eh, dietro i quattro e Derek Gurney ultimo. Ho messo malone da Gurney, eh, ragazzi. Comunque, togliamo questo: quindi, questo è quello che è successo. Non robe ufo ieri sera. C'è una partita abbastanza, abbastanza così, senza niente di che. Volevo rispondere a una domanda che ho visto ieri. Eh, Hanno detto ma eh, eh, è giusto che l'aletta sia perfettamente, insomma che, che le alette siano perfette. Allora, fondamentalmente sì, sì. però io ragazzi la, la settimana scorsa ho giocato una partita con questa freccia qua che è completamente sfasciata, ok? Vedete, è proprio distrutta. E proprio spaccata in due eh? quindi questa qua volava un po dove voleva ho fatto lo stesso 180 quindi di fondo non cambia niente è un fatto mentale oddio la letta che non mi va che... eh, allora vai a è chiaro che magari può essere un pelino un pelino che ti cambi ma fondamentalmente è solo testa io quando gioco a casa con frecce vecchie che non sto lì a cambiarle a letto ogni 5 minuti, non cambia niente. Che sia aperta, completa, storta, distrutta, alla fine va uguale. Chiaro, se vai in partita seria meglio che le cambi, ma se sei a casa fondamentalmente cambia pochissimo perché è solo fatto un fatto mentale più che altro. Volevo, volevo dirvi solo questa cosa. Poi un'altra cosa che volevo dire oggi Vabbè, um, Mino, eh, adesso non mi ricordo il nome del ragazzo che mi ha mandato, che ha mandato questo video. Vado un attimo a controllare. Scusate, faccio veloce, veloce. Lo so che eh, Muni Kira, eh, che è un ragazzo che ha questo soprannome su, su Telegram, mi ha mandato un, il video di suo nipote di 8 anni che si chiama aspetta me lo sono dimenticato perché è anche un nome strano e, cioè, lo so però Josia si chiama questo ragazzino di otto anni e mi ha fatto vedere ha fatto il ralenti del tiro di questo ragazzino di otto anni guardate come lancia bene cioè ragazzi un allungo all'avanghero questo ragazzino guardate che roba bravissimo Cioè, veramente bravissimo c'ha otto anni ragazzi eh? sembra più Gary Anderson so se devo essere sincero come modo no però guardate bravissimo bravo Josiak spero di dire bene il nome eh? <ride> però, insomma, eh, bravissimo 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 gioca perché bel tiro bravissimo poi volevo dirvi ancora una cosa e poi chiudo, però ho bisogno del cellulare per questo. Eh, aspettate, anche eh, ce l'ho qua questa cosa. Eh, non so eh, chi si ricorda, un po' di tempo fa eh, avevo. Aspettate un attimo, ce l'ho qua. No, veloce qua. No, che miseria quando mi serve non lo trovo, quando è... perché okay, c'è... Uh, qua... ok qua. Allora, Monica mia... la ragazza di cui abbiamo visto il video un po' di tempo fa, che gioca in India a Steel, lei è italiana ma gioca là, eh, io gli ho chiesto ma come funziona una partita da voi, noi in India? E lei mi ha risposto, e quindi io adesso vi, eh, vi illustro come funziona una partita eh, come quella che abbiamo noi in India. Allora, praticamente loro fanno quattro singoli, eh, 301, chiaramente con quattro giocatori diversi. No? Fanno quattro singoli a 301, non a 501, double out. Eh, poi fanno eh, due doppi come facciamo noi a 501 esattamente come qui questo e poi fanno due cricket in doppio con coppie diverse da quelle che hanno giocato la, il 501 penso di aver capito. Quindi fanno quattro singoli da 301 2 eh, doppi da 501 eh, due cricket in doppio e questa è la partita come viene in più alla fine fanno un doppio che si chiama beer leg a 1001 chi vince questo doppio no tutti partecipa tutta la squadra partecipa forse tut tutta la squadra partecipa al 1001 chi vince il beer leg praticamente è... La squadra che perde paga il beer leg, un giro di, di birre agli altri. Questo è carino, però se lo facciamo noi in Friuli qua si scottenano più per la birra pagata che non per la partita in sé. Comunque questo è. E giocano a steel, quindi giocano anche a cricket eh, sul bersaglio da steel. Questa è una cosa interessante che noi non facciamo per niente. Quindi, grazie Monica di avermi dato questa delucidazione. Spero di aver capito bene quello che tu mi hai detto, quello che tu mi hai scritto. Eh, penso di aver detto tutto per oggi. Io vi ringrazio. Vi ricordo, iscrivetevi al canale Bulldozer Dark Chat perché è sempre più carino. Eh, bulldozer dars per avere insomma le classifiche le cose quello che riusciamo a fare perché anche stare dietro a tutto non è facile iscrivetevi al canale youtube ringrazio tutti siamo arrivati a 1501 ragazzi perché voi, non, voi vedete 1500 ma è già 1. Eh, perché io va avanti di 10 in 10 dopo i 1000 quindi non va più avanti non fa 501 502 503 ma va avanti di 10 in 10 e quindi ne abbiamo già 1501 e sono molto contento di questa cosa, siamo sempre di più, quindi vi ringrazio tutti quanti per essere sempre molto gentili, per essere sempre delle persone eh, per bene, grazie a tutti quanti, eh, sono molto contento, domani farò un video dove spiego un due cose sul video di, di ieri, eh, sul video che ho fatto su Twitch in live dove spiegavo il 33 Power Training, devo spiegarvi una cosa che non ho spiegato sul momento per farvi capire bene una variante di cui non ho parlato ieri mentre facevo il video. Comunque ho fatto 270, ho giocato molto bene, sono molto contento. Eh, l'allenamento sta, sta cominciando a portare i frutti bene sto arrivando cominciando a, a fare il momento della salita speriamo che duri <ride> per 5-6 anni questa punta di salita che non finisca più e non ci sia più quella di discesa desta fesseria bravo Josia eh, grazie per aver condiviso il video di questo ragazzino di 8 anni che tira così bene eh, a Munichira ringrazio tutti è stato molto bello ci vediamo domani che spiegherò una cosa importante che mi sono dimenticato di spiegare in live saluta a tutti